Quel famoso motto, Gnotis eauton medet nagan, è molto probabilmente anche una presa in giro da parte del Dio, perché se tu devi conoscere te stesso e vuoi conoscere te stesso, pretendi qualcosa di troppo. Chi di noi si conosce? Quando mai c'è stato uno che si conosceva, che poteva dire mi conosco? Socrate diceva che aveva capito che, di essere, che era il più saggio di tutti perché era il più ignorante, cioè non so, era ignorante. E allora come faceva a conoscersi se era ignorante? Quindi c'è molta ironia, è molto dissos logos, è molto discorso doppio quello del Dio, come sempre. Sempre i motti, cioè sempre le parole degli dei greci, sono tutte doppie. Per quello poi in Grecia c'è stata la tragedia che non c'è stata in nessuna civiltà. Perché in Grecia la tragedia? Perché i loro dei parlavano doppio. E parlando doppio tu eri sempre in bilico. E questo è un dissos logos, sono sicuro che è un dissos logos, sono sicuro che è un enigma. Un enigma come quelli della Sfinge. Se dovessimo interpretarlo in termini più generali, vabbè, quello è il grande tema greco, tragico, della hybris, no? Se tu pretendi troppo, se tu vuoi superare i metra che ti sono stati destinati, sarai punito. Anche il sole verrebbe punito dalla necessità, se volesse appunto evadere dal suo corso, tutto deve stare nel suo limite, altrimenti è il peccato della hybris, che è il peccato che è la colpa fondamentale per il greco. Voler superare il tuo limite, volerlo oltrepassare, volerlo trasgredire, voler fare come il grande re di Persia dell'Ellesponto, del mare, una terra, ecco, il mare è mare e tu non puoi farlo terra. Quindi conoscere se stessi vuol dire conoscere il proprio limite, conoscere di essere destinati a una forma che non puoi eccedere. Anche da qui l'istanza fondamentale greca per la forma, che non esclude il peras, il limite, che non esclude l'aperon, l'infinito, perché ogni peras, ogni cosa che ha peras, che ha limite, è nell'aperon, no? Ma deve, ciò che appare nell'infinito, chiamiamolo così, deve essere finito. Quello è la tua forma non la puoi eccedere. Tutta l'arte greca, tutta la statuaria greca, tutta l'architettura greca è dominata da questo principio fondamentale. Nell'aperon, sullo sfondo, se vuoi, dell'aperon, devono apparire forme assolutamente definite. Questa è l'epoca classica greca dominata da questo principio. Quella forma che vuole, come dire, trasgredire se stessa verrà punita. Ananche la necessità costringerà di nuovo nei suoi limiti, a forza, a violenza e con dolore. Però il greco nello stesso tempo avverte che l'uomo ha questo anelito continuo all'oltre e questo è irrefrenabile e questo è proprio è qui la tragedia. La tragedia è questo continuo gioco, la tragedia che è la forma d'arte e di filosofia, a mio avviso, greca essenziale, gioca tutto su questo contrasto. Da un lato la necessità da parte di questa creatura meravigliosa e tremenda che è l'uomo, la necessità proprio per la sua natura di andare oltre la propria natura e dall'altro l'essere costantemente e a forza e con dolore richiamato nel suo limite. Questa è la tragedia, questa è la tragedia. Ma è la stessa che bisogna vedere in un tempio ha quella la forma così invalicabile, dice, guarda che la perfezione, diciamo, no? Ecco, questa statua che è stata realizzata secondo questi canoni è perfetta, questa architettura è perfetta, ma non avvertiamo la tragicità di questo dire, perfetto vuol dire fatto fino in fondo.
fatto fino in fondo, non puoi aggiungerci né toglierci nulla. Ma questo vuol dire anche stare nel limite, essere confitto nel limite. E questo è doloroso, essere confitto nel limite. Allora devi cercare di superarlo. Quando lo superi, con dolore, con altrettanto dolore, vieni ricacciato nel tuo limite. E questo per il greco è il destino dell'uomo.